Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Voi siete il sale della terra, ma se il sale perde il sapore, con che cosa lo si renderà salato? A null'altro serve che a essere gettato via e calpestato dalla gente. Voi siete la luce del mondo. Non può restare nascosta una città che sta sopra un monte, né si accende una lampada per metterla sotto il moggio, ma sul candelabro, e così fa luce a tutti quelli che sono nella casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al Padre vostro che è nei cieli». Parola del Signore. Continuiamo a leggere il grande discorso della montagna e Gesù passa, come dire, in rassegna tanti temi. Oggi usa due immagini, due simboli molto belli, il sale e la luce, e dice a noi suoi discepoli: voi siete sale, voi siete luce. Non dice dovete essere, sarete, potreste essere, dice siete. La nostra profonda identità è quello di essere sale, è quello di essere luce. Forse capiamo abbastanza bene che cosa vuole dire. Il sale dà sapore, il sale rende gustose le cose, i cibi. Se il sale perde il sapore, dice Gesù, non serve a nient'altro che essere gettato via e calpestato dalla gente, secondo l'uso antico per cui il sale che non era buono si metteva come fondo stradale, diciamo così, come base per le strade. Cosa vuol dire diventare sale? Vuol dire essere dei cristiani pieni di sapore, dei cristiani autentici. Tutti noi sappiamo che il famoso cristiano all'acqua di rose, il discepolo di Gesù, come dice Papa Francesco, del divano, quelli da pasticceria, come li ha definiti lui, non servono a niente. Se riduciamo il cristianesimo a una specie di galateo, a un generico essere buoni, volersi bene, non c'è bisogno di Gesù per fare queste cose. Ecco, voi invece, dice l'altra grande immagine, siete la luce del mondo, essere luce, essere sale, cioè dare una direzione alla vita, mostrare come la luce, come fa la luce, la realtà delle cose. Ecco, e cosa vuol dire essere luce? Lo spiega Gesù: così risplenda la vostra luce davanti agli uomini perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al Padre vostro che è nei cieli. Una vita buona, una vita cristiana autentica risplende, è come una candela accesa nel buio, fa luce. Tutti noi abbiamo incontrato qualche persona che ci ha illuminato con la sua vita più che con le sue parole. Anche con le sue parole, ma perché nascevano da una vita. I veri testimoni di Gesù sono luminosi, cioè mostrano i passi che devi fare per andare dietro a Lui e per avere la felicità, la gioia vera. Chiediamo al Signore proprio il dono di essere anche noi una piccola luce. Come dice uno dei tanti proverbi cinesi che girano, non maledire il buio, accendi una luce. Sii luce con le tue opere buone, con le tue opere belle. Sii, cerca di essere un discepolo di Gesù che vive una vita buona, bella e speriamo anche beata, una vita piena, perché così sarai luce, senza bisogno di parole, ma con una vita che parlerà del Signore Gesù e illuminerà il cammino di altri.